sull'internet tempo fa mi ha scritto: Ruggero, il mondo è pronto per conoscere il sesso ascellare. Tocca a te, vai! Dice, a parte che non sapevo neanche cosa fosse, sono andato a cercare, c'erano fior di articoli sul sesso ascellare, pure il Fatto Quotidiano aveva fatto il titolone "Sesso ascellare di moda tra i giovanissimi, perché così non rimangono incinti", era scritto, che a quel punto, cioè, lo metti in un Pandoro, è uguale. Eppure, diciamo, mi sono guardato dentro e ho detto, ma posso io, alla mia età, scrivere una canzone sul sesso ascellare? Sì. Siamo sposati io e te, che monotonia, qui ci vuole un po' di fantasia, che ne dici se provo ad esplorare un territorio nuovo, non fare quella faccia, c'è un punto G anche sotto le braccia. L'ho letto sul Fatto Quotidiano. È di moda tra i giovanissimi, giuro. Non so se mi va, questa cosa sarà anche in voga, ma una certa età e già fatico a fare yoga. Piacciono le novità, preferirei posizioni che conosco già. Smorza candela o missionario, va bene anche tu chi stai, la vaselina se necessario, ma sotto l'ascella. Scella, scella, no. Nella scella, 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 no. Nella scella, scella, no. Sotto la scella, no. Ma come no, dai, ma ti no. Prego. Ma no. Se non hai provato, ma come fai a sapere? E io ti dico di no. Ma non chiedo tanto, mi basta un pezzettino. No. Oh, senti, quando vai a Parigi, metti pur la baguette sotto il braccio, dai! Smorza candela, oh missionario, va bene anche dove stai. La vaselina, se necessario, ma sotto l'ascella mai. Nella scella, scella no. Scella, 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 no. Nella scella, scella, no. Sotto la scella, no. Nell'orecchio? Ma no! Ma che modi? Fabiana! Fabiana! Incoronata Bisceglia! E Star is Born! Grazie! Grazie Cremona!